nera che porta via, che porta via la mia, nera che non si vedeva tutta la vita intera, così dolce e nera. Nera che picchia forte, che mette giù le porte. Siamo con il maestro Peppe Barra stasera a Sarno per l'appuntamento Percorsi d'acqua. È la prima volta a Sarno? No, sono tanti anni. Sicuramente saranno 40 anni che vengo a Sarno, per cui con teatro, spettacoli musicali, insomma so quanto mi ama il pubblico di Sarno e quanto io amo loro, per cui ogni volta è una gioia e un piacere venire. Stasera l'elemento principale è l'acqua, elemento di vita ed elemento di morte, quindi un'unione molto particolare. Lei è stato proprio il rappresentante più alto questa sera di questi percorsi d'acqua. Come vede questo elemento? Ma io sono quasi nato nell'isola di Procida, per cui sono nato, sono tutta la mia infanzia l'ho vissuta là, la mia adolescenza, e benedico quest'acqua di mare, quest'acqua santa che mi ha cresciuto, che mi ha allevato. E devo dire, Procida, come un po' tutte le isole, era ed è, come prima ancora di più, era soggetta al mare. Il mare è un elemento negativo, l'acqua è un elemento negativo e positivo, è un elemento che dà la nascita appunto e che dà la morte. Come abbiamo sempre vissuto questi momenti, io mi ricordo i racconti dei pescatori, delle donne dei pescatori che vivevano in ansia quando nell'Ottocento, perché siamo stati fortunati, quelli della mia generazione che ha vissuto tre secoli, l'Ottocento attraverso la memoria dei miei nonni, il Novecento intensamente come l'ho vissuto e ahimè purtroppo stiamo vivendo questo secolo che se non cambia né cosa stiamo proprio guaiati. Comunque, ritornando all'acqua, l'acqua è un elemento, è la vita, e l'acqua però può essere anche la morte, come abbiamo visto e come abbiamo saputo attraverso leggende, racconti e novelle di napoletane e non napoletane. Lei è un artista napoletano che è un po' una certezza anche nel mondo. Quanto è importante il messaggio lanciato dal palcoscenico, perché poi lei in realtà il teatro non l'ha mai lasciato, il primo amore è anche l'unico. Ma il messaggio, tutti i messaggi che vengono lanciati, che vengono dati e che vengono comunicati attraverso sia la parola come recitazione, sia il linguaggio del canto e della musica, che è un linguaggio universale, è molto importante. Fortunatamente io posso parlare le due lingue, i due linguaggi, sia quello della parola sia quello della musica, e devo dire non saprei come che cosa scegliere tra la musica, il canto e la parola. Mi piacciono tutte e due, per cui riesco fortunatamente a comunicare con tutte e due le cose. E quanto è importante comunicare in napoletano? Ma il napoletano, il vero napoletano, non quello che si parla adesso perché non si sa più parlare, il napoletano andrebbe studiato e andrebbe messo nelle scuole come materia d'obbligo, soprattutto per i napoletani, per i ragazzi napoletani. E questo è ormai sono 20 anni, 30 anni che lancio questo messaggio a tutte le mamme che non dovrebbero vergognarsi se i loro bambini parlano in lingua napoletana, perché la nostra bella lingua è una lingua musicale, una lingua che comunica con poeticamente con i suoni, con i fonemi napoletani che sono così belli. Per cui il napoletano, come il latino per esempio, che si sta prima nella messa c'era il latino. Il latino che io accomuno al napoletano hanno dei fonemi magici, dei fonemi che arrivano direttamente alla psiche, direttamente allo spirito. Per cui è molto importante rimparare la lingua napoletana, e io vorrei che mettessero nelle scuole a studiare il latino, perché il latino è una materia meravigliosa, è una lingua meravigliosa che comunica magnificamente.
Stasera uno spettacolo che non ci ha fatto staccare gli occhi dal palcoscenico. C'è stato un passaggio in cui lei parla di vecchiaia, buona per qualcosa, male per tante altre cose. Ma io non, i miei spettacoli sono sempre molto, molto spesso improvvisati. In quel momento mi sentivo un po' stanco e ho parlato della vecchiaia, perché la vecchiaia, come dice, come diceva Leopardi, è la vecchiezza è male sommo, mentre la morte non è male. Però stiamo parlando di Leopardi, che era un a verità, insomma, non dobbiamo pensare come Leopardi, però la vecchiaia è un momento di età, cioè l'età più va avanti e più si diventa buoni, si diventa saggi, però ci sta chi con la vecchiaia diventa più disgraziato e più cattivo. Io dico sempre che bisogna prendere le cose come vanno, bisogna godere delle piccole cose, e quelli della mia età hanno questa capacità di godere delle piccole cose, perché hanno poco e le piccole cose arricchiscono. Gli ormai tristemente famosi tagli alla cultura e allo spettacolo quanto stanno danneggiando? Ma stanno danneggiando a tal punto che più danneggiati di così non si può. Vogliamo lanciare un messaggio? Ma che vuol lanciare? Io lanciasse certi messaggi, ma purtroppo non è possibile, perché comunque sei sempre poi indicato, sei sempre... però io l'unico messaggio che ho lanciato stasera e che lancio sempre, però com'è brutta questa parola, lanciare un messaggio? No, diciamo comunicare i messaggi. Invitare a fare qualcosa. No, lanciare, proprio lanciare, no. Il lancio è una cosa... No, invece io dico sempre che bisogna combattere questo momento brutto con l'unica arma con cui possiamo combattere, che è l'arma della cultura. Bisogna impugnare questa bella spada, lubrificarla ogni giorno e combattere con la cultura, perché noi ne abbiamo da vendere. L'Italia, come ho detto stasera, potrebbe vivere di rendita, perché il Parnaso del mondo è la politica, che politica, non si può più parlare di politica, perché per quanto mi riguarda la politica non esiste più. Esistono le menti intelligenti, le menti luminose, che queste menti luminose si accorgano finalmente che l'Italia potrebbe vivere di rendita con la tanto cultura che ha.